E allora, ciao Gianni, Gianni Verdoliva. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Benvenuto. Allora, come anime scelte si ritrovano? Allora, vabbè, io al momento ho detto, vabbè, ok. Poi mi ha colpito molto questo scelte. Nel senso che, come anime che si ritrovano, mi risuona. Scelte è forte. Sì. In che senso scelte? Cioè, sono loro che si sono scelte? Sono scelte loro da qualcuno? Sono... Scelte è un aggettivo che in qualche modo arricchisce un po' il titolo ed è, devo dire, significativo e, per non mi giocare in parole, non scelto a caso. Avevo questo sospetto, infatti. Nel senso che implica la coscienza e la decisione rispetto a dei percorsi, a delle azioni precise e puntuali che vanno verso una determinata direzione. Tra l'altro, se mi posso permettere di raccontare un pochino l'aneddoto con cui è nato questo titolo, Luisa Gentile, che ha curato la prefazione del titolo, una sera era al telefono con me, io le stavo raccontando della formazione in coaching con Giuseppe Vercelli, che è stato uno dei lettori, testatori della raccolta dei racconti, e quindi stavo raccontando di queste lezioni, di questo percorso di crescita, eccetera. E lei ha proprio detto la frase, come anime scelte che si ritrovano. Adesso quindi, non proprio così, ma insomma più però... in nuccia c'era quello. Silenzio al telefono, perché io ero lì che avevo dato i nomi, i titoli ai vari racconti, però mancava un titolo che raggruppasse tutto questo. E lei mi ha detto, ho trovato il titolo, e tu sei trovato il titolo. La casualità. La casualità, apparentemente casuale, assolutamente. Apparentemente casuale. E quindi, sì, scelta, poi tra l'altro già presuppone una consapevolezza, no? Cioè, sì, parola, sia come aggettivo che come sostantivo. E in effetti, però ecco, la cosa che mi ha colpito che al di là della scelta è sempre apparentemente, abbiamo già usato più volte la parola caso, è sempre quel caso che mette, parliamo del fatto che comunque è una serie di racconti, sono 20 racconti. 20 racconti. 20 racconti, quindi che hanno una struttura compiuta. Cioè non sono connessi tra di loro, c'è però un filo conduttore che questa... Assolutamente sì. E dicevo il caso. Il caso è... Che rapporto hai col caso? Beh, il caso, come dire, in qualche modo lo accolgo. Lo accolgo e, come posso dire, lo valuto anche un po'. Perché il caso è foriero di... può essere positivo, negativo, può essere neutro, può essere... un po' di tutto, per cui bisogna... Quindi ancora la scelta, no? Sì, per assolutamente. Scegli anche tu, no? Sì, scelgo anch'io, assolutamente. Okay. Sì. Questi, come dicevi tu, il caso è uno degli elementi che si ritrovano in questi racconti, in cui certamente le vicende iniziano e finiscono in ogni racconto, però alcune tematiche, alcuni sì. Fili rosso, insomma, li accompagnano. Uno di questi è appunto questa casualità, mi sento dire apparente, questo aggettivo lo... Sì, ma la cosa che mi veniva da dirti era questa, cioè che in effetti se la domanda immediata che mi saliva era che questa cosa l'hai verificata in pagina della tua vita, cioè è un sentore tuo o c'è anche una conferma per cui anche Gianni nella sua vita allora, si è trovato a vivere? Certo. Allora, in questo caso è più un sentore rispetto proprio all'aspetto della creazione narrativa. Okay. In qualche caso è capitato anche nella vita, però è più forte l'aspetto della... quindi c'è più lo scrittore. C'è più lo scrittore, sì, decisamente. C'è più l'aspetto in qualche modo irrazionale. Ok. Quindi, vabbè, questo non è mai tardi, nel senso che il caso, la casualità sono sempre delle cose che... sempre aperte, no? Fino a... Sì, allora come colleghiamo lo scrittore con la persona? Dai, colleghiamolo. Col fatto che una serie di volti piuttosto che episodi, piuttosto che persone, piuttosto che sapori, coincidenze, eccetera, sono riportate nel libro non in maniera autobiografica o proprio in maniera molto molto minima, ma
in qualche modo sono messe lì come degli ingredienti e poi in qualche modo arricchita dalla fantasia, dalla, dalla narrazione. Insomma, quindi sicuramente ho preso degli, degli aspetti del, del vissuto, quindi l'ingresso di una villa piuttosto che delle strade che qualche porco medievale che da beh sì, ecco, anche lui, infatti siamo in sintonia perché anche i luoghi, no? Sono importanti in questi racconti. I luoghi sono importanti, allora sono dei luoghi che non hanno una connotazione geografica precisa, nel senso che non c'è appunto Bergamo piuttosto che Torino. Non sono riconoscibili di per sé. Esatto, però sono assolutamente realistici e sono dei posti un pochino più... che hanno delle connotazioni appunto da racconto gotico, quindi c'è sicuramente la pazzia, c'è il castello, c'è l'isola un pochino più sperduta, il paesino abbandonato, però descritti in una maniera in cui ad esempio nel, nel racconto dal passato alla rimersa, che era la fotografia eccetera, io ho immaginato un paesino abbandonato del Friuli. Chi mi ha detto che si è immaginato il paesino abbandonato della Liguria, chi un paesino abbandonato delle Marche, sono dei toponimi, sono degli archetipi, cioè sono dei luoghi comunque universali. Prima parlavamo fuori onda, cioè prima che arrivassero le persone che a me ricordavano alcuni racconti, in particolare avevo detto uno che era Musica Eterna. Sì, sì. Mi ricordano molto quegli scienziati Rai, di cui io sono un grande amante, sono cresciuto, sul mistero impagabili, nel senso che non li hanno più ripetuti, tipo dal segno del comando, il ritratto di una velata, eccetera. E, quel, e ci sono in alcuni di questi racconti, che poi tu mi hai detto, vabbè, che in realtà non è, un, non è stata una scelta mirata, però c'è qualcosa che li richiama, che è tipico del romanzo gotico poi. Sì, questo sottofondo un pochino di mistero. Di allora, mistero. Non ho visto i gli sceneggiati di cui tu mi raccomandi, che c'è adesso, te lo consiglio, ma ne ho visto un altro di cui adesso mi sfugge il titolo, però ho sempre apprezzato proprio questo, come posso dire, veramente questo sottofondo misterioso che non è terrificante ma che in qualche modo fa andare lo spettatore, il lettore. È molto diverso dall'horror di adesso, cioè non è horror, è misterico proprio. Misterico, esatto. Quindi un po' forse si ritrova anche nei racconti questo aspetto del, del, del misterico, che però non è esageratamente angoscioso, esageratamente terrificante, insomma. Beh, poi tanto adesso per quello a cui siamo abituati, cioè, c'è ben altro qua su Shande. E anche rispetto alla copertina che ho scelto, prima di parlare della copertina, c'è questa immagine del crepuscolo, che è un crepuscolo comunque abbastanza rasserenante, insomma c'è questa luce che in qualche modo è un punto di approdo, ci sono queste case in cui probabilmente abita qualcuno, c'è qualcosa che deve essere scoperto, ma in qualche modo si sta abbastanza tranquilli. Tra l'altro il crepuscolo è il momento prima della notte. Certo, è uno dei momenti di passaggio che sono tra i momenti più forti, sono i momenti più forti della giornata. No? Ed è il momento in cui in qualche modo l'irrazionale prende il sopravvento. Sì. E poi c'è quel momento proprio anche fisico, se non sbaglio, in cui c'è l'occhio che, dove non subentra ancora la parte che lavora pieno e quindi si crea la sinergia. La sinergia. Assolutamente. Sì, sì. Ma vabbè, loro ovviamente non conoscono il libro. Ci sono dei racconti che secondo te, cioè proprio molto terra terra, sono riusciti più gli altri, oppure a cui sei più affezionato? Perché quando li, non so se ti capita di leggere, dici, questo veramente è uscito bene, mi piace, o mi risuona continuamente, perché immagino che, almeno io con le cose che scrivo non sono uno scrittore, non ho scritto libri, ma anche con i post, con le cose, ci sono dei post di quando li ritrovo, dico, ma non ne ho respirato, e altri, no, non mi risuonano più quanto me. Quindi ti chiedevo questa cosa, cioè. Allora, sicuramente ci sono alcuni racconti, uno in particolare che mi emoziona sempre molto quando lo leggo, che è Carlo Nicolotti e l'Agosto Ciastello. Lì c'è proprio un'emozione molto forte, la stessa emozione che ho provato proprio scrivendolo.
altri a livello della narrazione della storia, sempre leggendoli, mi commuovono particolarmente, come ad esempio Lo Specchio, piuttosto che sì. Pensavo mi avessi abbandonato, insomma. Quindi, a cui sei particolarmente affezionato. Caro Nicolò, ti dato questo gesto. Questo è il tuo, è il ricordo massimo, però è un'emozione mia personale, fondamentalmente. Gli altri più un'emozione di autore che non di sì. Persona. Esatto, infatti c'è questo, infatti era proprio quello che mi dava la sensazione, perché non necessariamente coincidono le due cose, no, poi alla fine, no? No? Sono due piani. Sono due piani diversi. Ma senti, prima di leggere qualcosa ci viene in sì. Perché le persone cominciamo a dare qualche. Diamo qualche spunto. Allora, io avevo pensato. Tu mi dici, io ti ascolto e rileggo. Ok, allora ho pensato di introdurre l'incipit di un racconto che è Lo Specchio. Poi magari tornerai a settimana i titoli. Sì, assolutamente. Allora cerco un attimo la pagina. 92. 92, perfetto. Sto guardando le copie di questa più bianca. È successo qualcosa nella stanza. Davanti al portone, Fiorella prova le chiavi. L'agente immobiliare è stato un po' frettoloso. Portone, cancello, porta all'ingresso, eccetera. Quale sarà quella giusta? Già trovare l'indirizzo non è stato facile in quel dedalo di vicoletti e viuzze intricati. Eccola, la chiave grande. Uno scatto e il pesante portone si apre. Dentro penombra, pulviscolo, aria di antico. Un piccolo androne pieno di vasi di ogni grandezza con piante e fiori accoglie Fiorella che si avvicina, valigia al seguito, verso il cancello che porta al piano superiore, quello dove c'è la sua camera. Fiorella spinge il cancello e sale lentamente le scale fino ad arrivare alla prima rampa, per poi ridiscendere quasi subito per richiudere il cancello che aveva dimenticato aperto. Ed è in quel momento che un'antica litografia attira la sua attenzione. Fiorella si sofferma a guardarla, incuriosita. Una stanza da letto, un comodino, una sedia, un armadio, uno specchio. Una mano raffinata nella cura dei dettagli e ciò che la colpisce più di tutto. Poi, guardando meglio, nota uno strano particolare. Il viso triste di una ragazza che osserva la stanza da dentro lo specchio. Fiorella si avvicina alla litografia, la osserva con attenzione da varie angolazioni. Davvero si tratta di una raffigurazione alquanto strana. Risalendo la rampa di scale, dopo aver chiuso il cancello dall'interno, non riesce a distogliere lo sguardo da quell'immagine. Altra rampa di scale, gradino dopo gradino, con la pesante valigia. Ecco, finalmente al piano. Una grande porta davanti a lei, in realtà un trompe-l'œil. Un giardino fiorito, un labirinto, unicorni, farfalle che volano e, in fondo, uno specchio. Uno specchio che nella raffigurazione pittorica è collegato in lontananza, ma che in realtà sembra essere l'elemento centrale. Fiorella è ammaliata dalla visione e tocca il muro come a sincerarsi che si tratti davvero di una pittura, per quanto di abile fattura. Poi si dirige lungo il corridoio, diritta alla sua stanza, l'ultima in fondo, almeno così le ha detto l'agente immobiliare. I suoi passi risuonano nel lungo corridoio semibuio, malgrado fuori sia pieno giorno. Le due piccole finestre sembrano riescano a illuminare l'intero spazio, come se parte della casa dovesse in qualche modo restare in penombra, come se qualcosa di segreto dovesse essere lì nascosto. Ci fermiamo qua, senza fare spoiler. Fiorella, diciamo solo che Fiorella è una studentessa di restauro, che è stata mandata in questa dimora che il comune mette a disposizione per questi studenti. E lì. Mi veniva a Firenze, per esempio. E lì c'è qualcosa, insomma. E lì c'è qualcosa. Beh, qual è la caratteristica di questo qualcosa che c'è? Perché c'è un filo comune, sai? Cosa succede? Perché cos'è? Qual è il filo che poi... se lo hai individuato, no? Immagino di sì. Sì, allora, questo qualcosa è fondamentalmente una presenza, o anche più presenze.
spesso sono anche più presenze, che attendono anche quasi di essere risvegliate, no? Di essere risvegliate o di essere ascoltate o di essere percepite. Queste figure, ecco qua, ovviamente possiamo dire, possiamo fare spoiler, sono fantasmi, sono anime dei trapassati, questo si può dire tranquillamente, però in un ribaltamento della classica storia di fantasmi non sono però figure malvagie, malevole, che vogliono morte, che vogliono disperazione, eccetera, ma anzi sono delle figure che... Cioè non c'è una persecuzione, ma c'è anche una chiamata a qualcosa. C'è una chiamata a qualcosa, perché queste figure in qualche modo sono state loro stesse vittime di ingiustizie, piuttosto che sono state separate dalla persona amata, piuttosto che in qualche modo hanno, insomma, subito del male, quindi cercano giustizia e consolazione. A questo punto questi personaggi, che hanno una sensibilità, mi viene a dire, molto attenta, anche perché sono comunque in sincronia con se stessi e con il mondo circostante, nessun personaggio lì che cammina chattando a cellulare, assolutamente, l'uso della tecnologia è proprio ridotto al minimo, sono molto in sincronia con se stessi, sentono queste figure attraverso varie modalità e in qualche modo ricompongono dei cocci, ecco, in qualche modo. Questa attesa da tanto tempo trova una soluzione, che però non è una soluzione che arriva così, certo, con lo schiocco di dita, cioè ci sono delle prove che devono essere superate. Ci sono delle... Come Gianni Verdoliva, tu credi nella reincarnazione? Mi piace dire che sì, insomma, almeno sicuramente. Perché qui è chiaro che si parla di reincarnazione, sì, anche, no? Cioè, di karma, di incontri che sono degli incontri nei quali il passato viene a essere sciolto, perché questa è sempre una risoluzione, come sì, dicevi all'inizio. C'è una risoluzione, a volte il protagonista scopre di essere la reincarnazione di qualcuno amato, o a volte, come nel caso di Filippo, Gli eredi del sentimento, degli Etruschi, è stato un facilitatore in qualche modo. Sì, okay. Quindi a volte sono proprio... Io, perché parlavamo prima del fatto che ci sono i facilitatori. Esatto. Nei romanzi, cioè nei racconti, nel senso che ci sono i protagonisti che in qualche modo vediamo anche guidati quasi da forze superiori o comunque da cose dentro di loro che... E c'è qualcuno di vivo, di reale, il medium, che parlava, che permette a questa cosa di accadere. Che io trovo, tra l'altro, che nella vita, cioè, quando ti facevo questa domanda, ma se ci credevi, poi personalmente, il mio ora, prova costante che ci sono persone che sono dei ponti, no? Degli strumenti di passaggio a qualcos'altro. Ci credo anch'io, anche perché sono però delle figure abbastanza rare, perché bisogna avere innanzitutto determinate capacità e usare queste capacità a scopi, certo, benefici, a scopi positivi, insomma, perché poi le energie ci possono essere, ma bisogna vedere un pochino come uno le impiega. E oltretutto sono delle figure che in qualche modo, parliamo di questi personaggi, sì, specificatamente, ma anche nella vita, se vogliamo dire così, che stradano, ma poi il personaggio fa per conto suo, non è che viene poi a... Questa è il discorso della responsabilità personale, che dovrebbe essere, esatto, così, no? Come un così angelo custode involuto che fa... Gli altri sono degli strumenti, ma poi sei tu che devi fare il viaggio. Esattamente, esattamente. Ma sono consapevoli questi facilitatori nei tuoi racconti? Sì, io trovo che siano consapevoli. Io ho questa percezione, da quello che mi ricordo. Sono consapevoli. Cioè, non lo dicono esplicitamente, però la maggior parte delle volte si capisce che sono lì al posto giusto, che so cosa fare, insomma, non è che vado un po' a random. E da alcuni comportamenti, da alcuni segnali, quando arriva il personaggio, in qualche modo tra le righe fanno capire che tu sei la persona giusta, che... Come nel primissimo racconto. Sì, esattamente. Sono, questo devo dire, non è stato neanche voluto, comunque forse è stato voluto per apparentemente casuale, spesso anziani, anche parecchi anziani, quindi un pochino come dei nonni buoni, no? In qualche modo come delle figure che hanno quella saggezza, che hanno quell'esperienza nella vita, che
prende un po' a cuore questo personaggio e lo accompagna. L'immagine un po' del vecchio saggio, no? Il vecchio saggio, assolutamente, sì. Quindi, sì, sì, che in effetti poi è, oltre che nella tradizione, quello che succedeva, perché avevano questo ruolo gli anziani, se non si rimbambivano, avevano comunque questa parte nella quale ti stradavano, e che poi è una metafora, perché la vecchiaia dovrebbe essere quella cosa, saggezza, no? Quindi... Sì. Guarda, a tale proposito, sì, io avrei piacere di leggere un pezzetto sempre della parte iniziale di un racconto, in cui c'è proprio il personaggio, un incontro tra due personaggi, uno appunto molto anziano e uno più giovane, ecco, Riccardo, eccetera. Sì. Che si chiama? Un raggio di luce, scusa. Un raggio di luce. Okay. Allora, uno degli ultimi. Sì, l'ultimo. Allora, da fuori è una di quelle tante case eleganti, signorili, che costeggiano il lago, eppure emana un fascino misterioso. Mentre si avvicina con lo zaino in spalla, Riccardo non riesce a staccare gli occhi dalla villetta e, prima di entrare, per alcuni minuti resta a scrutarla dall'esterno, mentre il crepuscolo incipiente rende sfumati i contorni del tetto e i primi lampioni si illuminano. Qualcosa che deve essere svelato lo attende, e forse lui neanche consapevole. Quello che avrebbe conosciuto non sarebbe stata solo la vita di Renzo Aderichi, uomo d'altri tempi che aveva accettato di ospitare un giovane scrittore per affidare a lui il racconto della sua vita. Sarebbe stato infatti suo ospite per il tempo necessario per raccontare, scrivere e rielaborare la sua biografia. Un privilegio che l'anziano scrittore a 90 anni non concedeva a tutti. Era stato colpito dall'affidabilità di Riccardo e dalla sua precisione nel rispettare gli impegni e gli orari degli appuntamenti telefonici, dal fatto che non gli avesse messo fretta, che avesse usato garbo e tatto, che usasse il telefono invece dei social media. Lei, caro ragazzo, mi piace, sono a mio agio e voglio trascorrere del tempo insieme, quel tempo non lunghissimo ma prezioso che mi rimane. Queste erano le parole con cui l'anziano scrittore aveva suggellato il patto. Quindi abbiamo qua un personaggio appunto molto anziano che in qualche modo affida il racconto della sua vita con una bella responsabilità a questo giovane, insomma. Quindi qua c'è l'incontro tra queste due persone, lo scrittore è in maniera in questo caso forse un po' più inconsapevole, un facilitatore, in questo caso specifico, c'è una caratteristica di questi personaggi che comunque raccomuna tutti, perché non sono, come dire, né maleducati, né sgargianti, né... Non sono estremi. Sono molto bravi ragazzi, fondamentalmente, sia i personaggi maschili che quelli femminili. E però, appunto, è interessante perché poi i bravi ragazzi spesso non si attirano a queste cose, proprio perché nella parte del bravo ragazzo, della brava ragazza, tutta quella parte lì è tenuta a bada come confusione, per paura. Quindi comunque è interessante vedere che evidentemente sono persone anche che sono nel momento giusto al posto giusto. Assolutamente sì, assolutamente. E hanno un pochino questi personaggi che sono i protagonisti, tranne un paio di casi, sono fondamentalmente sui 30-25, sono comunque abbastanza giovani. Certo, sì. Hanno però un'attenzione un po' verso il passato, quindi c'è il giovanotto che ha rilevato l'azienda di famiglia più grande. Restauratrice, esatto, la musicologa, che ritrova gli spartiti, eccetera. Quindi comunque personaggi che diciamo che sono dei giovani che però hanno una grande attenzione a tutto quello che non è effimero, insomma, quindi non c'è soltanto... Alle tradizioni del passato, alla... Non c'è soltanto l'usa e getta, ma c'è qualcosa per cui ti fa ripiegare su se stessi, meditare, insomma. Assolutamente sì, meditare e entrare in contatto forse con la parte più autentica di loro, sì. Perché poi una delle componenti dei racconti, quasi tutti, è il viaggio. Spesso questi protagonisti viaggiano, e chi non viaggia anche poi è metaforico, insomma. Certo. E poi si dica del viaggio, no? Ci pensi? Cioè, il viaggio è... Non esiste un viaggio esteriore, quando esiste un viaggio esteriore
che fai il turista. Veramente con se stessi, per motivi più vari, che possono essere le delusioni in amore, piuttosto che... Gli amori irrisolti. Piuttosto che, ad esempio, magari una tournée musicale da portare a termine, ma anche solo una villa da mettere in ordine perché ce l'hai c'è sempre. Quindi comunque l'aspetto del... I luoghi, insisto, sono importanti, vedo che comprare sono per te. Cioè, poi tra l'altro nella presentazione, qui, non so se questo l'avevi scritto tu o cioè sì, quando parli di borghi, la tranquillità e il silenzio dei borghi medievali, i sentieri di campagna. Sì. E quindi c'è una, dire, un'attitudine da parte tua. Questo sì. Sicuramente. Qual è stai in città o fuori Torino? Sono proprio in città. Sono proprio però città. Torino è un posto come Bergamo che dà tante possibilità, cioè ti basta poco veramente per uscire se essere poi ricchissimo di storia. Questo sì. Le mie, a volte ci fanno questa domanda, devo dire, gli aspetti legati alla creazione, comunque le intuizioni, non sono nate per la Torino, ma sono nate per la Torino. E quindi? C'è, esatto, anch'io ho viaggiato, eccetera, c'è un po' questa sinergia e sicuramente nell'aspetto della narrazione i posti più silenziosi, un pochino più defilati sono quelli in cui... È vero che dicevo, questi protagonisti che sono giovani, sono dei giovani, no, non è che sono atipici, perché adesso c'è un luogo comune sui giovani, però non è che sono i giovani che appunto vanno in parte, forse, non so, c'è la DJ e tutto il resto, ma che vanno in discoteca, che sono lì che... fissati, ma c'è un'attenzione anche a qualcosa di meno banale, sì, per semplificare, no? Quindi c'è una grande sensibilità, non sono giovani tipici, sì, diciamo superficiali, geofilizzati. No, ecco. Assolutamente. E c'è un po' l'aspetto doppio legato al fatto che da un lato la mente di questi personaggi è aperta verso questi incontri, verso questo, questa parte più razionale, verso questo ritrovamento di oggetti, sono degli oggetti evocatori che vengono incontrati, ma loro sono molto pratici e concreti, sono figure molto terra terra, quindi insomma a volte abbandonano delle possibilità di divertimento per mettersi in qualche modo in gioco, piuttosto che organizzano degli eventi, cioè sono concreti, ecco, quindi. Però diciamo che allora c'è una, chiaramente una predilizione per un certo tipo però di giovani che fanno anche un certo tipo di lavoro, sì, che è creativo anche, sì, no? Sicuramente. Cioè non è che, per carità, con tutto il rispetto, non è che i protagonisti sono macellai, no. Sono dei giovani sensibili, hanno un aspetto pratico, questo è molto bello, perché sono radicati, ma fondamentalmente sono delle persone che hanno un potenziale perché accada questa cosa. Questo sì, quindi attenti al bello, ecco, per esempio, l'attitudine al bello vedo che c'è, no? Cioè, in ognuno di loro. Quindi credo che quello sia importante, non hai descritto dei giovani freddi calcolatori, che però hanno un buon radicamento per fortuna. Sì, questo ad esempio, facciamo un'altra visione, una lettura, dunque la polvere magica. No, scusa. Nebbia incantata. Ah, ok. Che è quello prima. Sì, esattamente. C'è questo ragazzo Ettore che è descritto. Allora, per essere un ragazzo non abituato ai lavori di campagna si è dato da fare parecchio senza mai lamentarsi e con entusiasmo, non ha avuto nessuna difficoltà a zappettare le zucchine e i fagiolini, innaffiare l'alba l'orto, trovarsi qualche lumbrico tra le mani mentre coglieva l'insalata. Non ha avuto neanche problemi con il letame e il compost e dire che avrebbe potuto trascorrere il suo tempo a fare vagoni di Ibiza, invece aveva deciso di passare parte dell'estate in quella vecchia fattoria, rimessa a nuova e gestita da Duccio. Quindi anche qui scelta controcorrente, insomma, è un ragazzo di buona famiglia, benestante, che volendo poteva pigliare e andarsene via, invece decide di andare lì e questo viaggio appunto lo porterà verso delle avventure, insomma verso qualcosa che forse attendeva in qualche modo di essere scoperto, quindi
per quanto siano sensibili, per quanto siano esteti, eccetera, non si spaventano rispetto anche al contatto con la terra, rispetto anche alle percezioni del sentire, come gusto, come olfatto, come proprio a 360. Cinque sensi, proprio, sensi, no? La materia, sì, il denso, il 3D, come si chiama anche adesso. Sì, stavo parlando prima dei titoli, insomma, sì. Ecco, perché c'è stata un po' di difficoltà da parte mia nel creare il titolo che in qualche modo raccogliesse tutto, che poi è stato appunto creato, ma i vari titoli dei racconti non ci hanno proprio creati fin da luce e probabilmente danno un po' là, perché abbiamo dal passato la rimersa, gli arredi del sentimento, il profumo dell'anima, la nebbia incantata, la polvere magica, l'ultimo ballo, musica eterna, pensavo mi avessi abbandonata, sotto il cielo stellato, ti ho ritrovata, amore mio, e altri ancora. Insomma, quindi già un pochino è una possibilità, un dono, se vogliamo, il lettore, per cui a seconda del titolo uno può andare a scegliere quello che ispira di più, in qualche modo, senza seguire necessariamente un filo cronologico che poi in qualche modo non c'è. Non c'è, certo. Sì, dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo, oppure andare a... la categoria dei racconti è stata, come dire, è passata in secondo piano nell'attività, che non è una caratteristica della letteratura d'altri tempi, appunto, no? Ti richiama un po' il gotico, quindi adesso è diventato più delicata la faccenda per le persone, stranamente, perché comunque il racconto invece è per certi versi comodo, no? Anche perché... E invece, e quindi vabbè, la scelta che hai fatto è stata una scelta particolare. Tu hai già in pubblicazione il secondo libro, sono quasi addirittura che stai scrivendo anche il terzo. Sì, intendi cimentarti col romanzo? Già mi sono cimentato col romanzo, perché il secondo, che è intitolato, lo posso dire tranquillamente, Ritorno a Villa Blu, è in pubblicazione fra poche settimane praticamente. Quindi è un romanzo, però attenzione, è un romanzo in cui ogni capitolo ha un titolo. Ok, però ha una sua... Sì, no, è un romanzo. Però per una mia impostazione, ogni capitolo ha un titolo, assolutamente. Questo è un romanzo. Il terzo è comunque pure un romanzo. Un romanzo, quindi in realtà l'esperienza dei racconti è minoranza rispetto a te. Minoranza, finora poi vedremo. No. Insomma, in qualche modo mi sentivo, come dire, di provare, di esordire in questo modo, in qualche modo era più sulla mia stessa lunghezza d'onda, insomma. Mm-hmm. Però ripeto, anche col romanzo la strutturazione a capitoli mi è è più sulla mia lunghezza d'onda, perché si inizia e si finisce, okay. Certo, un pochino più bisogna dosare bene le varie l'aspetto della narrazione, le anticipazioni, eccetera, però è sempre qualcosa di aprire e chiudere. Certo, sì, una sua forza. Guarda, tu non credo, mi sembra di capire che non sei un grande amante delle tecnologie o della nuova... Allora, però ci sono per esempio delle serie TV e non solo, dove che diventano culto proprio perché gli episodi non sono tipici della serie TV per cui si inizia qua e non si finisce mai, ma sono autoreferenziali, quindi si chiudono. E quindi permettono anche, sono diventati dei gioiellini. Mi viene in mente una cosa che si chiama Black Mirror, ecco, che è dove, cioè, la completezza dell'episodio è fondamentale, fantastico, no? Uno si deve, cioè, non è, si prepara proprio anche all'altro, cioè sapere che quella cosa si esaurirà in quella mezz'ora, in quell'ora. E quindi i conti di per sé sono molto belli. Anche perché permettono di entrare e di riuscire. Esatto, di riuscire e quindi di... Dopo il tempo della lettura e di andare avanti da un'altra parte. Non devo vedere come va a finire. Esatto, sì, perché hai finito il racconto. Anche perché in un paio di situazioni ci sono dei finali che sono aperti, per cui anche lì in qualche modo... Certo. Il lettore diventa anche protagonista, perché lascia un po' chissà, no, cosa decidere, cosa succederà. E questo trovo che se il lettore in qualche modo è anche partecipe, mi pare che sia interessante, certo, per il discorso delle
delle ambientazioni che non sono geograficamente connotate. Mm-hmm. Quindi geograficamente anche dentro non sono connotate. Sì, 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 sì. Cioè, non c'è Google Maps. No, no, assolutamente. E, volevi leggere qualche altro pezzo? Sì, poteva essere anche... aspetta un attimino. Beh, scusa, cioè, fai il contento l'intervistatore, sai che la mia preferita è musica eterna. Ok, perfetto. Allora, conosciamo Claudia. Mm-hmm. Perfetto. Allora, e con la musica, beh, poi a lei leggo, poi parliamo della musica, perché uno sì. Dei... ok. I temi. I manifesti sono pronti. Con soddisfazione Claudia li nota agli angoli della città e anche nel bar storico dove è solita fare colazione. Una fetta di strudel e una tazza di caffè doppio, mentre in puro stile da professionista con elegante tailleur gessato scorre gli appuntamenti della giornata in agenda. Verificare la scaletta degli interventi al congresso, i pass per gli addetti stampa, coordinare i volontari del conservatorio, l'appuntamento col tecnico delle luci, controllare le prenotazioni all'albergo per gli ospiti, preparare il comunicato stampa per la presentazione dell'evento. Claudia è una bellissima organizzatrice, puntuale e affidabile. Per questo l'assessore alla cultura le ha affidato l'organizzazione dell'evento dandole carta bianca, ben sapendo che con lei tutto sarebbe filato alla perfezione. Nella sua cartella gli spartiti di Berenice, scannerizzati e stampati. Nella serata inaugurale del convegno sarebbero stati suonati. Mentre sorseggia il caffè, Claudia pensa a Berenice e alla sua scoperta. Quelle che prima erano solo leggende, dicerie, si erano rivelate realtà. La pianista, i cui brani si favoleggia e che gira ancora per le scalinate del palazzo, era esistita veramente. E i suoi spartiti, rimasti imprigionati nel tempo, erano riemersi. Sorride Claudia e si compace e si compiace pensando di essere stata una specie di fata buona che ha rotto un brutto incantesimo. Ritrovati gli spartiti, la musica sarebbe stata suonata come avrebbe voluto Berenice. L'arrivo del gruppo dei giovani volontari che entrano alleghi e roccianti nel bar e si dirigono al tavolo di Claudia per ricevere le disposizioni del giorno interrompe le sue fantasticherie. Quindi abbiamo anche qua questa donna molto pratica e concreta che ha tutto sotto mano con la sua cartella organizzativa del congresso di fronte alla colazione, ma che si lascia anche andare a favoleggiare un po' di questi spartiti che lei in maniera apparentemente casuale ha ritrovato, quindi è soddisfatta perché questa musica pregiata nel tempo un po' di nuovo. Perché qui c'è la sintesi tra qualcosa che comunque è antico, misterioso, e la concretezza, perché esatto. Una bravissima organizzatrice, eccetera, eccetera. Quindi... il doppio lato pratico, ma anche aperto in qualche modo alle relazioni. Ma dicevamo della musica, cosa. Beh, la musica sicuramente già nei titoli comunque è presente, assolutamente sono molti brani con il carillon, la melodia, l'ultimo ballo, musica eterna, quindi ci sono diversi. La musica è presente non solo nei titoli, ma anche come aspetto fondamentale, perché in qualche modo accarezza un po' l'orecchio del protagonista che sente, o perché lui stesso è musicista a volte, o anche se certo. In qualche modo con questo vagheggiare di queste melodie che attraversano il tempo e trovano le orecchie giuste. Comunque la musica di per sé sappiamo che è evocativa tantissimo, ecco. Cioè porta, credo che sia forse la cosa più immediata, impatto. Più d'impatto, no, tra le arti. Perché... va a toccare delle corde di noi molto profonde, di ognuno di noi, e questi personaggi si lasciano in qualche modo toccare, in alcuni casi di più, perché loro stessi hanno in qualche modo una predisposizione da musicisti piuttosto che da certo. Insomma, persone del settore, ma non necessariamente. Non necessariamente. Però è un, sì, un elemento importante, diciamo così. Sì, sì, sì. Poi nel nostro, se tu ci pensi, nel nostro immaginario è anche molto cinematografica, no? La musica, cioè tu immagina pezzi di film che ci restano perché li colleghiamo immediatamente anche alla colonna sonora, quindi diciamo che riuscire anche ad avere, dare una musicalità a quello che stai scrivendo, insomma, è importante, no?
Questo è stato possibile perché comunque quando scrivo la musica è sempre sottofondo. Ah, ok, quindi scrivi sì, con la musica. Scrivo con la musica. E poi il medesimo nei personaggi, cioè in quello che loro provano, percepiscono, eccetera, in quei determinati momenti. Quindi. Ah, se ti faccio la domanda poi, io poi vabbè, sì, ho un occhio particolare del cinema, sono un fruitore di pazzo furioso di cinema. Lo sono stato tanto, adesso un po' di meno. Potrebbero essere delle sceneggiature questi romanzi. Oh, io trovo assolutamente sì. Trovo che comunque ci sono questi racconti, scusami, romanzi. Delle storie, delle situazioni assolutamente con delle emozioni così forti. Ma ci hai pensato? Sì. Ok. Sì. Diciamo che posso avere in mente anche un trailer, fondamentalmente. Interessante. Perché può dare delle suggestioni in cui si vedono questi tre elementi, perché mi piace pensare delle parole chiave che sono la magia, che è molto presente, il mistero e l'amore, che sono questi tre, oltre ad altri elementi, però sono i tre. Hai già pronte anche le location, no? Il sì, assolutamente. Quindi, perché sì, vabbè, castelli, manieri, ville, cose di questo, cioè sono molto visivi, no? Sì, anche perché sono delle storie che non sono esageratamente, queste sono prima spaventose, ma anche, se vogliamo, anche un po' edificanti, perché comunque certo, vengono fatti, come dire, i gesti che vengono posti in essere sono comunque delle gentilezze, dei gesti positivi che vanno comunque a essere un tono. E sono risolutivi, cioè diciamo che sono, io userei questo termine, sono dharmici, non so, sì. Quindi chiudono, risolvono qualcosa che è in sospeso. Che aspettavano un po'. Che aspettavano per esempio di essere, questo è importante perché chiaramente non portano ulteriore caos, ma ristabiliscono un ordine, esatto, in un certo senso. Portano in qualche modo dell'equilibrio e dell'armonia, qualcosa che era un po', certo, come dicevi tu, caotico, piuttosto che... Che era lì, vibrava, doveva essere risolto. Esatto, in questo modo. E questa, quindi in qualche modo, gentilezza dei personaggi, piuttosto che questa disponibilità, mi pare che sia interessante anche come messaggio, anche perché quest'unione tra passato e presente per i personaggi non è mai sterile, ma anzi arriva da delle nuove energie da ripiegare per il futuro. Certo. O con nuovi incontri sentimentali, qualcosa che viene portato a Carlo Rocca. Quindi si scatena qualcosa di positivo. Interessante. È piacevole da questo punto di vista, penso, insomma. Dice, certo, ovviamente. Potrei ancora fare sì, una piccola lettura, che è quella di Caro Nicolotti, non a questo cestello. Sì, lo scrittore. Allora. Allora, in questo racconto abbiamo anche qui sempre il passato e il presente, ma in cui il protagonista ricorda se stesso di quando era piccolino, insomma. Sì, qui non c'è una vita passata, inteso, in partenza. No, in partenza. No, qua no, qua no. C'è la vita passata, nel senso di proprio questa, prima. Nicolò ora ricorda tante estati addietro, quando un leprotto era solito uscire dai boschi e avvicinarsi senza paura alla casa di Sergio. Come lo vuoi chiamare? Gli aveva chiesto Sergio. Nicolò, come me, era stata la sua risposta. È un leprotto solitario, un po' come te, aveva aggiunto Sergio. Non ti piacerebbe che avesse un amico? E Nicolino, Fernando Alavici, aveva assunto un'espressione pensierosa, per poi esclamare illuminandosi. Sì, certo, un amico del cuore. Mi farebbe piacere che lo avesse. Lo avrà presto, gli aveva risposto Sergio, con lo sguardo concentrato a fissare lontano, come se volesse scorgere il futuro. Ed ecco che alcuni giorni dopo i leprotti erano due. Nicolò ha trovato un amico, gli aveva detto con aria soddisfatta Sergio. E come lo vogliamo chiamare il suo amico? Alessio, era stata la risposta istantanea e senza esitazione del piccolo Nicolino. E questi leprotti, questi nomi poi non sono casuali, ma non facciamo spoiler. No, vabbè, in realtà poi, sai, lo spoiler relativo, perché
non è collocato da nessuna parte, quindi sì, esatto, non sappiamo dove va a parare. Esattamente. Dove... so se possiamo dialogare con loro, se non vuole. Ci sono delle domande o delle... No, da quello che mi hai detto viene proprio voglia di iniziare a leggere. Bene. Bene. Allora possiamo intanto fare un applauso, no? Sì. Grazie.